La scuola Terramare innanzitutto è una scuola che diminuisce il suo numero di alunni perché avremo meno 500 alunni rispetto allo scorso anno scolastico. Avremo degli organici che sono confermati, però in una situazione emergenziale chiaramente sono organici insufficienti per rispondere a questa emergenza, e avremo un numero di precari troppo alto per consentire una scuola che garantisca una continuità didattica e che quindi possa dare ai ragazzi quello di cui hanno bisogno, soprattutto in questo periodo di pandemia. Quali sono secondo lei le strade da percorrere per migliorare la scuola Terramana? Qui l'investimento deve essere certamente di carattere nazionale, perché gli organici come il tempo scuola sono argomenti di carattere nazionale, ma a livello territoriale, quindi provinciale, certamente si può intervenire con un coinvolgimento diretto delle parti sociali sulle emergenze che ci sono, sulle difficoltà che le scuole hanno nel organizzare la propria offerta formativa, emergenze che ci sono sul versante dell'edilizia scolastica, emergenze che ci sono sulla possibilità di poter incrementare il tempo scuola. Noi insistiamo sul fatto che debba esserci una vaccinazione obbligatoria garantita dalla legge, perché è bene che ci sia una legge che garantisca questo diritto, che è quello all'istruzione, perché è un diritto costituzionalmente riconosciuto. Non possono esserci provvedimenti estemporanei né richieste di adesioni magari volontarie. Noi abbiamo bisogno di una legge che dica di vaccinarsi. Noi siamo per la vaccinazione, siamo perché le persone che ovviamente non sono fragili, che non hanno patologie, si vaccinano, in modo tale che i ragazzi possano fare una scuola adeguata alle loro non solo richieste ma alle loro esigenze.